La Evo non esiste, non è ancora chiaro alle persone normali cosa fa differire la Evo da una Superbike full. A guardarla una Evo non si capisce in cosa sia diversa da una Superbike, e già questo non è comodo. Poi la Superbike va in onda su una televisione in cui fino all'anno scorso era andata in onda tutt'altro, e il pubblico non sa che cos'è la Superbike. Quello che è sicuro, ma che forse non sanno, è che è più importante di una superbike. Strano, no? È più importante in che senso? È più importante di un signore anziano o un bambino appena nato? Con tutto il rispetto per gli anziani, i bambini sono più importanti. La Evo è la categoria del futuro. Se l'anno prossimo tutte saranno Evo, sarà bene che ci si lavori un pochino, non che le signori. Se ci sono team di primo piano come Altea, BMW Italia, Allstar, che fanno la Evo, e oltre a tanti altri, ovviamente, altrettanto importante, un motivo ci sarà. E questi, infatti, sono così bravi che stanno davanti alle Superbike molto spesso, e invece niente. Oltre all'intervista al primo classificato, non si fa nient'altro. Durata media delle dichiarazioni post-gara di chi arriva sul podio: 15 secondi. Aggiungere altri 30 per intervistare gli altri due pare brutto, e invece niente. E nemmeno in TV. Ho sentito nominare Canepa e Salom, Scassa, giusto un po' Camier. Eppure questi sono i primi tre classificati della categoria di oggi, per non parlare di Bimota. Dopo l'erezione da novità della prima gara, scomparsi gli inviati, e ce ne sono ben tre dai box, tutti a ripararsi sotto la pioggia, ma molto presenti in sala, negli ospitali di dove si mangia, e scompaiono, non c'è nessuno nei box Bimota, nonostante questi abbiano fatto 2 volte secondi. Non una parola, anzi, scompaiono dalle classifiche le Bimota e vengono messe dietro a quelli che si sono schiantati alla prima curva. Basterebbe lasciarli dove sono, senza numero di ordine di arrivo, e sarebbe premiato il lavoro di piloti, sponsor, meccanici, team, eccetera. Invece, solo perché questi non hanno l'omologazione, non vengono neanche, diciamo, messi in classifica per più di un istante. Basterebbe metterli lì dove meritano di essere, senza il numero d'ordine, magari scritto in rosso con scritto non score e via. E invece no. Evo è uguale spendere centinaia di migliaia di euro per non essere nemmeno nominati e fare la cavia per la categoria dell'anno prossimo. Questa è la Evo, sempre se non si va troppo forte, perché altrimenti poi succedono cose come Spargarò e qualcuno se ne risente. Mettiamogli una tabella numero diversa, mettiamogli una striscia sulla carena, facciamo un trofeo interno, intervistiamo anche il secondo, il terzo, altrimenti uno che fa la Evo poi finisce col pensare di non essere altro che un riempitivo, carne per riempire la griglia di partenza.